6 pullman, 250 partecipanti. Sono questi i numeri che dalla provincia di Lucca si sposteranno a Roma per la manifestazione nazionale della CGIL, in programma sabato 8 ottobre, un anno dopo l'assalto alla sede del sindacato. Al centro del nuovo corteo, dal titolo Italia, Europa, ascoltate il lavoro, ci saranno la guerra e le ricadute socio-economiche che questa ha, soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione. E quindi, tra le altre, la questione dell'inflazione e del caro bollette. Per far fronte a questi problemi, il sindacato ha già presentato delle proposte. Poi la bacchetta magica non ce l'abbiamo neanche noi. Il problema della crisi energetica è un problema grandissimo. Come in altri paesi d'Europa, noi vorremmo che almeno gli extraprofitti fossero tassati al 100%. E lì troveremo tante risorse. Altre risorse, perché non potrebbero essere prese da una patrimoniale o chiamata, come mi pare, perché durante quest'anno, crisi economica, pandemia, inflazione, guerra, in questo paese sono aumentati i poveri a dismisura, ma sono aumentati anche i ricchi. Sono persone che guadagnano 15.000 euro al secondo in questo paese. 15.000 euro al secondo, fate conto quanto stanno guadagnando in questo momento. Ecco, quindi noi diciamo, queste persone hanno delle ricchezze immense, tassati un po' il patrimonio non sarebbe una cosa così spregevole, anzi servirebbe a fare una distribuzione della ricchezza più giusta. E questo è un altro punto. L'altro punto è una riforma fiscale che funzioni. Come dice la nostra istituzione, chi ha di più paghi di più, quindi l'opposto della flat tax, tanto per essere chiari, chi ha di più paga di più, chi ha meno paga di meno, perché è così che si fa una giusta riforma fiscale, non come ha fatto il governo Draghi l'ultima volta. E purtroppo io mi sento di dire, spero di sbagliarmi in maniera più assoluta, ma se non c'è un'inversione di tendenza, di qui alla fine dell'anno ne vedremo purtroppo delle belle, perché, ripeto, con le bollette, con gli aumenti dell'inflazione a questi livelli, c'è il rischio di una bomba sociale che, se non viene disinnescata prima, creerà disagi immensi al nostro paese.